volevo solo danzare, sempre. Dovevo danzare, dovevo e basta. Era quello il linguaggio col quale riuscivo a esprimermi. Sei nata a Palermo, ma hai lasciato presto la tua città e la tua famiglia per inseguire il tuo sogno. A 12 anni eri già a Monte Carlo, poi a 13 alla scuola di ballo dell'Opéra di Parigi. Sei cresciuta in fretta. Che ragazzina eri? Una ragazzina molto diversa da tante altre. Avevo un carattere già molto forte. Da Palermo sono dovuta andare via per la mia passione, quindi questo sacrificio di aver lasciato la mia terra, la mia famiglia, i miei fratelli è stato molto difficile, però ero determinata. Non giocavo mai alle bambole, non giocavo tantissimo con i miei amici, ma soltanto alla maestra di danza, o giocavamo a creare dei balletti, degli spettacoli, anche cercavo di coinvolgere i miei fratelli. Eleonora, tu stai raccontando la bellezza dei sogni. Il sacrificio dà sempre un risultato, secondo me, perché comunque c'è una forza di volontà dentro di noi che è unica. C'è un libro che hai nel cuore che in quegli anni ti faceva più compagnia? Io sono stata molto legata alla coreografa straordinaria che è Pina Bausch. Quando l'ho conosciuta all'Opera di Parigi e cercava delle ballerine per poter danzare nella sua Sagra della Primavera, io avevo soltanto 18 anni, mi ero appena diplomata dalla scuola dell'Opera. È arrivata Pina Bausch a Parigi e mi ha scelta nel gruppo con altre grandi anche ballerine. Io ero molto giovane e fragile e lei è piaciuta molto questa fragilità, e quindi mi sono proprio appassionata del suo percorso e ho iniziato a leggere appunto vari libri. Quello che mi sono comunque legata molto è quello che ci muove, quindi è la storia proprio di Pina Bausch, di lei come persona, come artista, come straordinaria forza della natura che ti dava questa carica. Un ruolo nel quale il tuo corpo ha davvero espresso chi sei veramente tu? Beh, lei ha avuto questa voglia di entrare dentro me stessa e capire che ero capace di interpretare quella che ero io come persona. Non ero più una bambina, ma ero una donna, ero sensibile, ero forte, quindi tutto quello che riguarda la forza che riesci a dare mentre interpreti un ruolo l'ho trovata soprattutto nella Sagra di Bausch, perché sei nella terra, sei scalza. E dopo l'incontro con Pina Bausch siamo riuscite a liberarci in palcoscenico. Si sfidano! Tu hai doppiato un film di animazione amatissimo, Ballerina. Puoi farcela. Era la prima volta, devo dire che è stato difficile perché devi imparare comunque il copione, e poi però sono stata molto aiutata. Nel videoclip di Vasco Rossi intitolato Ad ogni costo ci sei tu che balli. Un appassionato di danza, quindi lui spesso non lo dice, ma lui ama molto la danza. Sei attuale all'Opéra di Parigi, sei direttrice del corpo di ballo del Teatro dell'Opera di Roma. Quando trovi il tempo per leggere? Mamma di 2+2, 4 figli, un cane e un coniglio, quindi no, trovo il tempo quando ho voglia. A me capita spesso viaggiare da sola e in quei momenti da sola riesco comunque a trovarmi il tempo. Se entro in un libro lo voglio finire subito. Come scegli i libri che leggi? Spesso viaggiando, anche con i bambini, quando andiamo in libreria e vedo un libro che mi interessa lo compro subito. Poi magari ci metto anche 3 mesi prima di aprirlo, però lo metto in biblioteca nostra e poi quando ho tempo lo leggo.
dalla tua libreria, scegli un paio di titoli che ami di più. Beh, la storia su Nureyev, proprio lo consiglio di leggerlo, perché il libro è veramente una storia incredibile, raccontata nel modo per farti capire l'artista perché è anche diventato così. Sono una grande fan di Amélie Nothomb, mi piace molto il suo modo perché è veloce nella lettura, quindi riesco a finire i suoi libri. E anche lei è amante della danza, perché uno dei suoi libri raccontava proprio una storia di una ballerina. Se trovi il libro giusto, poi ne vuoi leggere sempre altri. Qualche anno fa hai scritto un libro, Un angelo sulle punte, che racconta la tua storia. Stai scrivendo, hai in mente di scrivere dell'altro? Ma in questo momento ci sarebbe da scrivere 20.000 libri, no? Sulla situazione attuale che vivono gli artisti. C'è talmente tanto da lavorare nella danza che non puoi fermarti per un anno e poi riprendere così. Cioè, anche fisicamente e mentalmente, soprattutto i ballerini hanno bisogno di continuità. Tanti magari diranno di smettere. Perché in Italia la danza non è così nota, così frequentata come altre arti? La storia della danza parte dall'Italia. I teatri italiani, gli enti lirici sono sempre stati la nostra storia, no? Perché intanto sono luoghi magici, meravigliosi, dal Massimo di Palermo al San Carlo di Napoli, alla Scala di Milano e al Teatro dell'Opera. E anche il Petruzzelli di Bari, dove ho danzato, l'Arena di Verona. Insomma, abbiamo dei teatri straordinari, quindi dobbiamo cercare di salvarli. Questa è una situazione particolare, però in generale diciamo che la danza è nata in Italia oltre che in Francia. Bello, è partita da artisti, bello.